Buonasera a tutti, ciao Giulio, è un piacere vederti dopo tanti giorni. È stato un regalo grandissimo la tua introduzione al mio contributo, mi ha toccato e questo mi rimarrà sempre. E fatto questo piccolo preambolo, sono qua io in rappresentanza di tutti. Oggi le giornate in Sudafrica hanno ritmi completamente diversi dal nostro mondo in Italia. Qui succede di tutto e di più. La partenza questa mattina un po' ritardata per aspettare la giusta marea, altrimenti la barca non avrebbe potuto uscire dal piccolo porticciolo che voi tutti avete imparato a vedere in questi giorni. Quindi navigazione verso Dye Island e Geyser Rock e ci siamo infilati nella Shark Alley. Lì abbiamo aspettato pazientemente, non ci sono appuntamenti previsti con gli squali, vengono quando vogliono loro e nel numero che vogliono loro. Comunque oggi è stata una grande soddisfazione sia per Emilio che per Primo, sono stati registrati sei nuovi squali, tra questi un gigantone di quasi 5 metri. Ti garantisco che quando passa sotto la gabbia sembra un sottomarino, è una cosa assolutamente spettacolare. Questo è il nostro momento con gli squali, mare calmo, il vento non dava fastidio, un bellissimo cielo, gabbiani, sule, cormorani, di tutto e di più, roba da riempire gli occhi e bisognava riempirci di queste immagini che sono importanti perché ci porteremo, oltre ai dati scientifici, ognuno di noi si porta delle immagini che fermano dei momenti salienti delle nostre esperienze, sia per gli studenti, sia per i non addetti ai lavori curiosoni come me. Rientrati prima del rientro, siamo passati a Geyser Rock, abbiamo pagato una bella visitina alle otarie e alle foche del capo, che hanno giocato attorno alla nostra barca e loro vivono felici e contenti e della presenza degli squali a loro non interessa. Sembra quasi che proprio gli squali non ci siano, ma lì sono protetti perché sono vicini alla loro casa, saltano sulle loro rocce e vanno tranquillamente al riparo. Quindi siamo tornati a casa, grandissima sorpresa di Mike Ratzen, ha preparato tutta l'attrezzatura per portare i ragazzi nuovamente fuori in oceano aperto, in navigazione in oceano aperto, per portarli in un'insenatura dove ci sono gli squali pigiama. Alcuni ragazzi invece hanno scelto di passare nel kelp, vedere, vivere in mezzo al kelp come piccole otarie per poi raggiungere i sub e con loro hanno completato l'attività facendo osservazioni da buoni apprendisti. Se hai qualche domanda, perché io parlo con un ritmo e qualche minuto. Allora, sì, abbiamo iniziato in maniera rovesciata questo collegamento, quindi diamo la buonasera a tutti quanti. Chi ci ha parlato fino ad ora è Franco Iosa, che i nostri lettori già, e telespettatori già conoscono per quella bellissima lettera alla quale tu hai già ancora fatto riferimento. Niente, volevamo sapere qualcosa a questo punto sulla vostra escursione a Cape Town, all'acquario dei due oceani, molto brevemente, Iosa. Brevemente, l'acquario dei due oceani è sempre affascinante, anche se lo vedi due, tre, quattro volte, lo vuoi sempre rivedere, perché la preparazione, la disposizione, la dimensione delle vasche, il layout nel suo complesso è fatto in modo proprio perché il visitatore si inserisca nell'ambiente passo passo. Questa è l'esperienza del tuo Ocean Aquariums. E poi la passeggiata per Cape Town ad osservare questa città che ha degli aspetti affascinanti sotto certi punti di vista.
è questa montagna totalmente piatta che poi cattura l'attenzione di tutti e che si specchia nella zona del porto. Ecco, ci ha fatto una panoramica prima della giornata di oggi, i risultati quindi che porterete a casa, ormai puoi essere considerato uno dei veterani del gruppo, quest'anno se non erro sei al terzo anno consecutivo di partecipazione a questa spedizione. Ti occupi maggiormente nell'ambito di questa di fotografia, ma rispetto agli anni scorsi per te i dati che avete raccolto e che saranno elaborati nei mesi successivi sono più importanti rispetto a quelli degli anni passati? Qual è la tua impressione? Ma la mia impressione è che sia Emilio che Primo sono pienamente soddisfatti di quest'anno, delle osservazioni come sono state fatte, il volume dei dati raccolti ed anche l'impiego di delle focchette che ha preparato Primo, questi device che poi gli squali hanno veramente interagito, e per Primo è stato un dato molto importante questo. Sì, si può dire che è stato fruttuoso. È sicuramente fruttuoso anche da un punto di vista delle immagini che avete scattato, che ci avete inviato, in particolar modo quelle splendide di qualche giorno fa, certamente aiutate da una visibilità eccezionale che in questi anni credo non abbiate mai incontrato. Sì, è vero, per la prima volta abbiamo visto tre bridge consecutivi. Due molto apparenti, che sono quelli che ti ho mandato con l'aiuto del cineoperatore che sale sempre a bordo con noi, e uno meno visibile, quindi forse meno attraente a livello di immagine e curiosità. Oggi ti ho anticipato appunto questo piccolo filmato di pochi minuti, un contributo per dare una maggiore visibilità all'attività che viene fatta. Purtroppo io, se il nostro tempo a disposizione è scaduto, quindi credo che siate ormai in partenza, rispondimi brevemente perché sennò il collegamento si chiude così. Sì, faccio brevissimo, in questo momento MyGrazio sta tenendo la conferenza. In questo momento MyGrazio sta finendo la sua conferenza finale, conferenza di chiusura, quale poi ci sarà la cerimonia di chiusura di questa nostra missione che è stata favolosa, e fra un po' li raggiungerò per fare ancora un contributo fotografico. Grazie a tutti, buonasera. Ciao, ti ringrazio, saluto tutti gli affezionati agli squali e agli affezionati di Oltre il Pensiero ovviamente.